l'onorevole Pella risponderà ad alcune nostre domande. Qual è stato la vittima delle entrate in questi ultimi mesi? Davvero soddisfacente. Nel mese di febbraio, ad esempio, sono stati oltrepassati i 61 miliardi, così che è certo che nel corso dell'esercizio finanziario saranno toccati i 70 miliardi, raggiungendo così quel gettito complessivo di 800 miliardi annui che costituisce il traguardo previsto. Crede lei che si possa raggiungere così il pareggio del bilancio? Per quanto riguarda il bilancio ordinario, certamente. E le spese straordinarie? Dovranno essere fronteggiate in parte con la cosiddetta finanza straordinaria, ma soprattutto col gettito dei normali classici mezzi di tesoreria. Quali direttive particolari sono state seguite in questi ultimi mesi? Potenziare soprattutto il gettito complessivo, in particolare incrementare il gettito delle imposte dirette. Un anno fa rappresentavano il 16% del totale, oggi rappresentano il 27% del totale. Per finire, signor Ministro, vuol dirci qualche impressione di questo suo periodo di attività governativa? Un vero senso di ammirazione sia per il contribuente italiano, sia per l'amministrazione che ho l'onore di presiedere. I funzionari da anni lavorano con rara abnegazione, con pochi mezzi a disposizione e, confessiamolo pure, con scarse soddisfazioni sia materiali che morali. Grazie, signor Ministro.